Allora, intanto grazie a tutti di essere qui con noi questa sera. Mi pare che siamo anche in un numero significativo. Grazie di aver accettato il nostro invito e io mi limito a presentare alcuni di coloro che faranno gli interventi. Intanto la consigliera Eleonora Artesio e il consigliere Tresso, che in consiglio comunale. Soprattutto il consigliere Tresso questa volta ha presentato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione comunale come si accingeva ad affrontare la fase 2 di questa drammatica situazione. E noi abbiamo anche diffuso il suo ordine del giorno che impegnava la Giunta e il Consiglio su alcune diverse iniziative e questa sera lui ci parlerà meglio di questa questione. Consigliere Artesio, lo conoscete, abbiamo già avuto un incontro la volta scorsa con lei rispetto alla situazione sanitaria e vi impegniamo anche se avete tempo e voglia per le prossime iniziative che faremo. C'è poi Fulvio Perini che, come ho visto, ha anche alcuni dei suoi grandi compagni di lotte del passato anche recente sull'ambiente e la sicurezza del lavoro. Fulvio è stato ed è un campione di questa materia e devo dire che io me lo ricordo, figuratevi, dall'epoca dell'inquinamento del Bormida, figuratevi, con tutti i problemi che allora ha creato con la popolazione, con i lavoratori, quell'inquinamento drammatico. E poi Fulvio ha sempre continuato, è stato nel CNEL per questi motivi e ultimamente ha lavorato, collaborato molto con i sindacati dell'America Latina per fornire loro strumenti e conoscenze per la difesa dei lavoratori, della loro salute e per un ambiente del lavoro non eccessivamente nocivo. Questi sono i tre interlocutori che abbiamo questa sera, ma ho visto che abbiamo tra i presenti anche il dottor Marco Pinna-Pintor, per i Savonarola del nostro giro. Preciso che il dottor Marco Pinna-Pintor ha sempre lavorato per il Servizio Pubblico Nazionale Sanitario. E ha, credo, delle testimonianze e delle considerazioni utili per noi anche questa sera e per chi ci segue. Il dottor Giampaolo Zara, non ho ancora visto, ma forse ci raggiunge, il dottor Carlo Della Pepa. No, ci sono. Ah, ci sei, ciao, è l'ex Ciao. sindaco di Ivrea e attualmente è responsabile di un centro di assistenza per anziani, di un hospice, come si chiamano oggi, e quindi chissà quali cose interessanti e anche tremende avrà da dirci. Ci dovrebbe raggiungere la dottoressa Radice delle Molinette, che è nel mezzo di questa vicenda. Poi vedo altri medici come il dottor Amore. Il dottor Daghero, visto che c'è, forse anche un suo amico, ma adesso non voglio fare l'elenco di tutti i presenti. Altri sono sindacalisti, come ho visto, Marchetto, eccetera, che hanno sempre lavorato sulle questioni dell'ambiente di lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Quindi, fatte queste presentazioni e ringraziati ancora una volta per la loro presenza, io darei la parola, come si usa nei convegni tradizionali, a Stefano Risso di Acattorino, che un po' introduce e come vi abbiamo a quelli con cui abbiamo parlato di questa iniziativa, farà anche delle domande. Siccome siamo parecchi questa sera, forse è il caso di limitare appunto poi gli interventi a 5-10 minuti, salvo riprendere la parola per chiarimenti oppure eventualmente per risposte a domande che chi partecipa questa sera vorrà inoltrare, in modo per inserirvi, ve l'hanno già spiegato. Lascio la parola a Stefano e grazie ancora a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti, soprattutto chi prenderà poi la parola. Questo è il secondo incontro che facciamo con questa modalità e in questo frangente come a TAC Torino. Ovviamente non siamo i soli
né in Italia né qua a farlo. È importante, io credo, iniziare a fare un ragionamento nell'emergenza che sia però soprattutto un ragionamento, sia che basandosi su fatti verificati, su argomentazioni razionali, vediamo di capire gli elementi di criticità che sicuramente ci sono, ma senza farsi prendere da atteggiamenti irrazionali o atteggiamenti che io reputo estremamente sbagliati in questo caso, strumentali rispetto a uno scontro politico-partitico, anche se sicuramente questa è una grande questione politica, nel senso che ci riguarda tutti. Noi che forse proprio nel momento in cui siamo isolati ciascuno nella nostra casa, comprendiamo appieno il significato della polis, ossia dell'essere comunque una qualcosa che deve vivere in comune. La prima aveva altri caratteri, ovviamente erano delle primissime riflessioni, speriamo di farne una fra qualche giorno su argomenti forse un po' più generali. Questa in realtà è su questioni molto, molto locali, o meglio parte da questioni locali. Per cui farò alcune domande per questioni locali o che nella nostra città hanno un particolare significato. Di conseguenza inizieremo a interloquire con tre persone a cui faremo delle domande. La prima con cui voglio interloquire è il consigliere Tresso, perché abbiamo scoperto che leggendo il suo ordine del giorno ci siamo trovati a toccare sostanzialmente gli stessi argomenti del documento di attacco che è alla base di questo incontro. Ossia abbiamo constatato tutta una serie di criticità che sono poi state riprese anche dal... cioè, non riprese perché è avvenuto del tutto parallelamente, però poi le ritroviamo nell'ordine del giorno. Vorrei riassumere due cose, poi sull'ordine del giorno e sulle unità sanitarie di continuità assistenziale, il loro ritardo nella nostra città, credo che il consigliere vorrà parlarne più esplicitamente, più in dettaglio, ma quello che mi ha colpito è che alcune questioni che riguardavano un grande elemento che non voglio dire che è mancato, perché il lavoro di chi si è impegnato non merita certo questa di essere sminuito in questo modo, ma che certamente è stata la parte più critica del meccanismo, ed è quello dell'innervamento territoriale del sistema di sanità. Di un sistema che notiamo, in quanto basato ancora sulla legge del 78 nei suoi fondamenti, è una degli elementi, io credo, altamente positivi di questo paese, e quando tireremo tutti i conti probabilmente scopriremo che quelle scelte del 78 furono molto lungimiranti. Questa almeno è l'opinione che mi permetto di avere. Sugli meccanismi a livello regionale e locale, ma proprio su certi meccanismi, io credo che sarà interessante, grazie alla sua esperienza, sentire la consigliera Artesio, che ha avuto un trascorso anche in tempi passati come assessore regionale alla sanità. E poi c'è un problema che riguarda tutta l'Italia, ma riguarda particolarmente una città fortemente manifatturiera come Torino, e particolarmente colpita in questi momenti dalla malattia. Ho notato con estrema preoccupazione, mi sono permesso di anticiparlo col professor Pinapinto, con cui ci siamo conosciuti pochi minuti prima dell'inizio del collegamento generale, della generalità del collegamento, che sono stato molto preoccupato dalle dichiarazioni che sono apparse sui media da parte del portavoce del Robert Koch Institute, un istituto della Germania federale, che segnalava la variazione, il salto in alto del coefficiente di contagiosità. Spero di non sbagliare la terminologia e il significato. So che è un significato tecnico, ma mi astengo sempre dall'usare dei termini tecnici quando non conosco la materia. Però conosco l'aritmetica, direi quasi elementare. Questo coefficiente, nel descrivere le funzioni di propagazione di un fenomeno, va all'esponente. O meglio, è la base di un esponente, dove l'esponente e la ciclicità del tempo, il che significa che se è superiore a 1, se è inferiore a 1,
descrive un fenomeno che tende a sparire, mentre 6 superiore a 1 descrive un fenomeno che ha uno sviluppo tramite una curva di tipo esponenziale. Per cui questa è una forte preoccupazione. Nel caso del lavoro c'è un'altra preoccupazione. Sono andato a rivedermi le statistiche sulla sanità, sugli infortuni mortali sul lavoro in Italia comparati con il resto d'Europa, e devo dire che purtroppo continuiamo a schizzare molto in alto. Fra paesi comparabili siamo secondi di poco solo alla Francia, dove peraltro credo che ci sia una cultura del rischio calcolato un po' spinta, ma siamo significativamente, abbiamo un tasso di mortalità per infortuni sul lavoro nettamente superiore alla Germania, che è un paese più manifatturiero di noi e molto più grande di noi. Di conseguenza, se giustamente il nostro pensiero è andato in questo mese e mezzo ai lavoratori della sanità e ai loro sforzi, che sono più che encomiabili, io credo che ci sia, come dire, poco pensiero su quelli che già da questo lunedì, ancora di più fra pochissimi giorni, inizieranno a lavorare. E vorremmo sapere non solo quali sono le misure prese, ma soprattutto chi controllerà l'effettiva applicazione delle misure. E questo credo che sarà una domanda che porremo a Fulvio Perini. A questo punto però inizialmente passerei subito la parola al consigliere Tresso, che innanzitutto lo ringrazio per partecipare a questo incontro, per capire un po' se abbiamo sbagliato o meno a individuare una inconsapevole, in un certo concertata sintonia nell'analisi nostra con l'analisi che è chiaramente soggiacente al suo ordine del giorno. Prego, passo.